Ok, ciao, sono Vincenzo, sono pugliese e barese di nascita, però vivo e lavoro a Novara. Sono qui a raccontarvi un po' la mia storia sulla mia bocca, insomma. Allora, la motivazione è stata perché era una situazione abbastanza importante, drammaticamente importante nella mia bocca e quindi era da intervenire, da fare qualcosa, una soluzione radicale, una situazione, insomma, una soluzione probabilmente e sicuramente definitiva. E quindi era per quello che mi sono deciso di venire qua. È stata una, come dire, una scommessa, perché tutto è nato da semplicemente un post letto su Facebook dove avevo visto un mio amico che è un odontotecnico che aveva messo il mi piace. E così, incuriosito, ho cominciato a dare un'occhiata, ho detto: se proprio un odontotecnico mette mi piace al dottor Palmas SOS Turismo, ho detto probabilmente c'è qualcosa di, come dire, di positivo, ecco. Non nascondo l'iniziale riluttanza che ho avuto, perché così nessuno sapeva niente, insomma, cioè io non sapevo nulla. Poi ho cominciato a vedere i video, poi ho approfondito su YouTube tutti i vari collegamenti, e in più è stato anche il fatto che leggevo i commenti che erano riportati sotto ovviamente tutti i post, tutti i video, che erano tutti positivi, tutta gente che aveva viaggiato per tanti chilometri e aveva raggiunto uno scopo, insomma, abbastanza. Erano tutti contenti, insomma, ecco. Ho detto: vediamo un po'. Ho provato a mandare un messaggio su Messenger e poi di lì è nato tutto praticamente. Che tipo di problema avevi, nel senso che avevi la parodontite, non avevi i denti, No, avevi allora qualche... io avevo una situazione di denti, diciamo, dettata da tanti anni di incuria, però non era parodontite, era incuria. Perché così per tanti anni sono stati trascurati, quando ho cominciato a fare delle terapie conservative era già troppo tardi, e quindi però alla fine poi mi sono deciso a fare una soluzione radicale, che insomma sono qua. Ma hai cercato di andare da qualche altra Allora, parte? sinceramente no. Mi sono, cioè, non ero, cioè, ero convinto, cioè, non ho provato, perché ho sempre provato un po' un senso di, come dire, non dico vergogna, però di essere, così, mi sentivo un po' così, in difficoltà. Ho detto: vado in Moldavia, cioè, con gente che non conosco, con un ambiente che non conosco, fanno solo quello, quindi penso che dovrei trovarmi bene, nel senso che io non ho fatto un confronto tecnico tra i lavori fatti in Italia dove io risiedo, o altre situazioni all'estero, no, sono venuto direttamente qua, così, a scatola chiusa, e niente, per adesso siamo qua nella parte, no, sto cominciando il secondo step, quello dei definitivi, e mi Com'è auguro. stato questo step di provvisorio? Nel senso, come ti sei sentito in clinica e più che altro come hai vissuto i tuoi provvisori in questo periodo? Allora, io in clinica, vabbè, in 2 giorni praticamente ho fatto la parte chirurgica. Il primo giorno l'arcata superiore con l'innesto di 6 impianti. Lo stesso il giorno dopo, idem. E quindi è stata una parte chirurgica importante. Una cosa che mi sento di dire, in realtà è così, è stato così, ed è praticamente che non ho avuto dolore, cioè nel senso dopo l'effetto d'anestesia è rimasto solo del fastidio. Poi il dottore, il protesista mi ha sistemato la protesi, e lì quando sono tornato poi in Italia ho cominciato a nuovamente educare la masticazione e tutto il resto, perché l'ho avuta qui a Chisinau solo un giorno in bocca diciamo, la protesi provvisoria. Poi sono dovuto partire perché eravamo anche in piena pandemia, quindi i voli erano quelli che erano, quindi sono dovuto tornare. Niente, io ho cominciato ad avere semplicemente un po' di, non fastidio, l'unica cosa che mi dava leggermente fastidio erano i punti che erano,
che erano lì i fili dei punti che dovevano riassorbirsi, che però nel giro di una ventina di giorni, un mesetto massimo, sono andati via. E poi ho cominciato a vivere, intanto a sorridere sempre, anche se in Italia usiamo tanto ancora la mascherina. E poi niente, ogni volta che sono allo specchio, guardo, mi controllo, mi confronto e faccio sempre, perché mi piace sempre guardarmi. Poi vabbè, ho cercato di applicare anche i protocolli di igiene, che non sono stati facili perché per una questione di distanza tra la gengiva sintetica e quella, però ho lavato sempre i denti, ho usato il colluttorio, cioè sono stato abbastanza, cioè, almeno vedo i denti in bocca che sono abbastanza bianchi, non ci sono placche, non ci sono quelle. Però è stata una gran bella cosa. Peccato che in Italia usiamo ancora tanto la mascherina anche all'aperto, e quindi non ho potuto, come dire, sfoggiare, però non perdo occasione di farlo. Tutte le volte che posso rido con gusto e mi piace, insomma, è molto più bello naturalmente. Ora quando ti guardi allo specchio cosa senti dentro di te? Beh, allora mi sento. Beh, è chiaro che ho dovuto anche abituarmici perché non è così facile. Nel senso che prima vedevi non ti piaceva, adesso vedi là, poi bianca, poi c'ho anche questa barba qua. Nel complesso, cioè ci sta pure un sorriso, come aveva detto proprio in questo studio il dottor Palma, hai un sorriso da ventenne, benché ne ho 54, però insomma effettivamente il sorriso è quello da ventenne. È stato una bella cosa, quando mi vedo allo specchio è una bella sensazione, insomma, ecco. È cambiata la tua vita? Beh, cambiata no, perché diciamo, cioè cambiata nel senso che in famiglia i miei si sono abituati, cioè gli ha fatto anche un po' strano, perché quando sono arrivato qui in casa, tutti i miei figli, cioè io ho 3 figli, mia moglie mi guardavano un po' strani, ma perché diciamo, dovevano abituarsi. Infatti io poi continuavo a sorridere così infatti mio figlio mi chiamava lo stregatto, perché avevo il sorriso da stregatto non so se la conoscete, la storia di. È un personaggio di Alice nel Paese Meraviglio, Ah, il gatto che si fa vedere. sì. Siccome era troppo evidente, allora mi chiamavano stregatto. Poi un po' alla volta si sono abituati tutti quanti e non ero più al centro dell'attenzione, perché poi ormai, una volta che ti abitui, fai parte delle cose normali, insomma, ecco, così. Dimmi alla fine proprio come hai vissuto l'esperienza della clinica, nel senso con i dottori, con gli assistenti, magari non so, questa relazione tra dottore e paziente, se ti è piaciuto o non ti è piaciuto. Allora, sì, no, no, assolutamente. Io ho visto la professionalità cioè il primo che mi ha messo le mani in bocca è stato il dottor Vasili, Usati, se no, è lui, che infatti volevo salutarlo, però mi sa che mi hanno detto che è in ferie, va bene comunque. Niente, io quell'uomo lì, quel ragazzo, anche perché poi nel periodo che ero qua aveva fatto anche il compleanno, faceva 35 anni, ovviamente a 20 anni meno di me. C'era questa persona che mi metteva le mani in bocca e niente. Allora, io ero lì fermo sulla sedia, che continuavo a guardarlo ed era così concentrato nel lavoro che non batteva nemmeno gli occhi, era proprio, cioè, uno sguardo fisso. Poi ha degli occhi di ghiaccio, cioè, infatti lo chiamavo occhi di ghiaccio, l'ho chiamato così mentalmente. Perché poi ovviamente la mascherina negli occhi e niente, comunque il dottore è stato altamente professionale. Abbiamo fatto anche qualche battuta in qualche risatina, ma così, perché solo che poi l'unico problema che c'è stato effettivamente è quello della lingua, perché diciamo non tutti parlano l'italiano, lo parlano bene in modo da poter, però ci siamo capiti, abbiamo fatto così qualche battuta sul. Questo è il dottor Vasili, mentre il mio dottore protesista, che tra un po' incontrerò, è il dottor Julian. E niente, anche lui, bravo, divertente, abbiamo fatto qualche battuta, poi c'è anche l'assistente che comunque è molto disponibile, mi ringraziava tutte le volte che so, mi giravo la testa verso di lei per facilitare le operazioni di aspirazione, così. Quindi il team, almeno parliamo del team, diciamo, medico, perfetto. Con lo staff,
dalla struttura, perfetto. O sono diventato amico anche con qualcuno su Facebook, su Instagram, ma così, anche perché sono leggermente social, però insomma così, ma senza stalker, non per stalkerare, quindi non così, e niente. Però vedo che comunque c'è una buona struttura, che è molto, come dire, presente, che è la cosa più importante, perché cioè, non è una cosa facilissima. Io poi sono arrivato, sono venuto da solo e quindi quando sei da solo hai bisogno anche di sentirti un po' in famiglia, ecco. Certo, non abbiamo pranzato e gozzovigliato insieme, però anche perché in quella settimana c'era poco da fare, anche perché avevo, cioè, non avevo punti in bocca, quindi una situazione che non potevi andare a festeggiare insieme. Però è stata. Niente, siamo diventati così. La battuta, una bella cosa comunque, sì. Beh, Quindi sei contento? sì, sono contento. Sarò, sarò, Vai no, vedere. sarò più contento quando vado via alla fine di questo step, insomma, con i definitivi che allora mi promettono che so, cioè non mi promettono. La scelta è caduta su una linea che dovrebbero essere già più belli e anche, cioè, quindi sono ancora. Sono, come dire, sono in attesa di sapere come sarà il lavoro definitivo, perché se questi qua già mi hanno fatto riprendere a sorridere, ad innamorarmi dalla mia bocca, penso che con i definitivi ancora più belli sarà. Anche se in tutta onestà penso che mi mancheranno, perché se tra un po', adesso c'è il cambio delle protesi, mi mancheranno, perché comunque, insomma, sono stato 7 mesi da gennaio. Ad ora 7-8 mesi, insomma, siamo stati dei buoni compagni di viaggio. Quindi, così. Bravo! Grazie a tutti.